abbiamo scelto di organizzare proprio qui la, diciamo, il lancio, la presentazione del volume, in modo tale da poter presentare anche la sede del Comitato Boston Sea qui a Roma, che fa un po' il coordinamento, diciamo, degli altri circa 4.000 comitati che si sono registrati in tutta Italia. E appunto veniamo all'argomento centrale di oggi, che è la presentazione di questo volume. Io ringrazio innanzitutto gli autori che sono presenti oggi, che tutti conoscete, perché insomma sono illustri esperti della materia e quindi ormai sono abituati anche a girare per tutta Italia per cercare di aiutarci a comprendere meglio il contenuto delle riforme. Ringrazio ovviamente anche la casa editrice La Terza per la disponibilità e a raccogliere, ecco, anche queste ragioni del sì. Mancano alcuni degli autori, perché è molto più folto il gruppo che ha lavorato alla redazione di questo libro, ma ci saranno occasioni, credo, anche nelle prossime settimane per organizzare altri incontri, confronti, dibattiti e presentazioni varie. Il libro nasce con un obiettivo molto semplice nella testa, diciamo, e nella volontà degli autori: quello di poter dare un contributo alla comprensione della riforma. Ovviamente l'ho letto, perché sono molto diligente, quindi l'ho letto tutto, e vedrete che non soltanto è molto completo, ma è anche molto chiaro nell'esposizione. Credo che il loro tentativo riuscito, secondo me, sia stato proprio quello di fornire uno strumento in più di conoscenza, di informazione, perché i cittadini possano arrivare all'appuntamento del 4 dicembre del referendum con tutti gli strumenti di conoscenza possibile, con maggior consapevolezza per poter valutare le ragioni di questa riforma. Sicuramente dal titolo stesso c'è una ammissione, diciamo, della valutazione che ne danno gli autori, positiva chiaramente, quindi diciamo che non hanno fatto mistero della loro posizione, ma argomentata su basi giuridiche, su basi storiche, su basi di diritto costituzionale, non ovviamente argomentazioni di carattere politico, ma stando esclusivamente al merito della riforma. Credo che sia uno strumento utile proprio perché non è per gli addetti ai lavori, poi voi li conoscete, sanno scrivere saggi, manuali, libri, testi molto, molto più articolati, ma questo libro nasce con l'obiettivo di arrivare a tutti i cittadini e di poter essere non un elemento di fatica in più, ma un elemento di facilitazione nella comprensione. Quindi grazie ancora per il lavoro che è stato fatto. Grazie a tutti voi, io lascerei però la parola a loro perché magari possono entrare meglio nella presentazione del libro e li aspettiamo. Grazie. Grazie. Bene, partiamo con non con l'introduzione che ho redatto io, ma bensì con l'illustrazione un po' del contenuto del volume, che è un contenuto che sostanzialmente tenta in 10 punti di dire cosa c'è nella riforma costituzionale, e corrispondono ai singoli capitoli perché sì dei singoli autori che trovate qui oggi. Quindi perché sì, perché la riforma fa quello che viene promesso da molti anni e non è stato mai fatto, perché trasforma il Senato da un doppione della Camera in una Camera rappresentativa delle autonomie, perché semplifica il procedimento legislativo e perché al contempo riduce il ricorso alla fiducia e l'impiego del decreto legge, ma anche razionalizza il titolo quinto, ma anche ridisegna un federalismo cooperativo. Non solo, però, questi sono i punti che si sente anche più spesso dire, perché la riforma costituzionale amplia anche gli spazi democratici, potenzia gli istituti di garanzia, riduce gli sprechi, riducendo e contenendo i costi della politica, e al contempo aumenta quella che è la voce, l'interlocuzione dell'Italia in Europa. Un'altra cosa però importante che fa questo libro, che altri libri in realtà non fanno, è dire cosa la riforma non fa. Ci sono per l'appunto 3 articoli che ci dicono che la riforma costituzionale non tocca la prima parte, quella dei diritti, ma anzi la valorizza attraverso una razionalizzazione delle istituzioni, non tocca la forma di governo, ma anzi la riequilibra, non tocca il sistema elettorale, ma anzi lo sottopone a maggiori controlli da parte della Corte costituzionale. Il volume poi si conclude con 2 saggi che illustrano, da un lato, quello che è l'impatto della riforma sulla vita dei cittadini e delle imprese, dall'altro quello che è la qualità della democrazia che viene ad essere voluta da questa riforma, a maggior ragione alla luce di tutte le parti che sono state toccate nel corso del volume. Poi in realtà noi ci incastriamo anche se abbiamo capitoli divisi, per cui la sfortuna è sempre di quelli che parlano dopo, perché ci sono gli argomenti che gli vengono fregati. Ce n'è uno a cavallo con Peppino che parlando prima gli frego, che c'entra però.
La principale razionalizzazione che si fa rispetto al governo è di far dipendere la fiducia solo dalla Camera dei Deputati. Questa razionalizzazione, quindi l'unico intervento che si ha sugli articoli relativi alla forma di governo è che la fiducia è solo con la Camera dei Deputati. Questo tipo di intervento non è affatto irrilevante, non solo per una questione astratta, perché noi abbiamo le classi d'età 18-25, 4 milioni e mezzo di elettori, 1 su 10 che vota solo alla Camera dei Deputati, che purtroppo tanto c'hai delle altre cose, ho capito, ma lo vediamo anche nella concretezza storica. Abbiamo 4 elezioni su 6 in cui i risultati sono venuti divaricati. Nel 1994 Berlusconi si era trovato in partenza nella medesima situazione di Bersani del 2013, cioè aveva vinto alla Camera ma non al Senato. Fu solo perché alcuni transfughi si spostarono tra il momento del voto e il momento della fiducia che poteva ottenere la fiducia. Per inciso, tra questi transfughi, non al Senato, alla Camera, c'era il ministro Tremonti che continua a ripetere una cosa sbagliata, l'ho scritto anche ieri sull'Huffington, che su tutta la normativa europea il Senato potrebbe mettere il veto. Non è vero nulla. Le due principali leggi con cui entrano le disposizioni europee in Italia, la legge europea e la legge di delegazione europea, sono a prevalenza Camera. Bicamerale è solo la legge di procedura, quindi la procedura è bicamerale, i contenuti sono a prevalenza Camera. Chiusa la parentesi su Tremonti, nel 1996, come sappiamo, Romano Prodi vinse le elezioni in modo autosufficiente al Senato, ma alla Camera dipendeva da Bertinotti che lo fece cadere. Ancora Bertinotti è protagonista invece delle maggioranze conformi del 2001, perché il 2001 fu l'unico caso in cui con le leggi Mattarella le maggioranze vennero conformi, ma questo dipese da una scelta politica di Bertinotti, che mentre alla Camera non presentò candidati nei collegi uninominali, al Senato li presentò e quindi indirettamente fece vincere Berlusconi al Senato, perché altrimenti avremmo avuto di nuovo lo scenario 94-2013, cioè uno schieramento che vince bene la Camera e al Senato no. Nell'anno 2006, legge Calderoli, noi abbiamo una vittoria di Prodi alla Camera, ma non al Senato. Al Senato dipendeva dai senatori a vita e dagli eletti all'estero. Per inciso, se anche si fosse avuta una legge fotocopia al Senato con premio nazionale, il premio nazionale al Senato lo avrebbe vinto il centrodestra, perché in voti il centrodestra al Senato, ma non alla Camera, aveva superato il centrosinistra. 2013, situazione che conosciamo. Ci possiamo permettere, c'è qualche motivazione logica se non una forma di masochismo che ciascuno di noi può coltivare, per cui il governo debba dipendere da due camere, problema che crea problemi sia in ingresso sia durante la legislatura? Evidentemente no. Quindi qui la razionalizzazione è logica, non aumenta i poteri del governo ma è una razionalizzazione di sistema. Breve appendice, ovviamente qui sulla legge elettorale c'è un'unica norma che è una norma di garanzia, cioè la possibilità di ricorrere di minoranze parlamentari, come già accennava Cesare, minoranze parlamentari possono ricorrere per verificare alla Corte Costituzionale la costituzionalità delle leggi con effetto anche retroattivo sulle leggi esistenti. Quindi l'unica norma che aggancia la legge elettorale alla Costituzione è una norma di garanzia. Sento però dire, al di là di come cambierà o non cambierà la legge elettorale, che il fatto di avere una qualsiasi legge elettorale che facilita la formazione di una maggioranza ci porterebbe fuori dalla forma parlamentare. La forma parlamentare è una forma in cui il governo può essere sfiduciato dalla Camera politica, ma niente impedisce che la forma sia più democratica e che preveda che la fiducia che deve dare la Camera politica al governo non possa nascere in sede elettorale. È 30 anni che diciamo il cittadino arbitro dei governi, siamo perfettamente dentro la forma parlamentare.